Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Prometeo. Diamo spazio al tempo e facciamo luce sulla scienza. Un nuovo weekend è alle porte, sarà indispensabile capire che tempo farà sulle nostre regioni, ma prima le notizie del nostro sommario. Ancora basse pressioni mediterranee dirette verso il nostro centro-sud che porteranno piogge fino a lunedì. Fortunatamente non si prevedono fenomeni particolarmente violenti, temperature fresche vicine alla norma del periodo. Palermo e provincia sott'acqua per il violento nubifragio di ieri pomeriggio, allagate strade, scantinati e sottopassi, traffico in tilt e blackout elettrici. Nel frattempo continua la conta dei danni in Toscana. Immagini inedite della furia di Sandy su New York. I danni dell'uragano hanno invece lasciato l'isola di Haiti in grave emergenza umanitaria. 1,5 milioni di persone rischiano la malnutrizione. Si chiama HD40307G ed è il nuovo esopianeta potenzialmente abitabile. Si trova a 42 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Pittore. Ne parliamo insieme all'astrofisico Amedeo Balbi. Partiamo dalla cronaca perché ieri, come previsto, si sono scatenati forti temporali, piogge intense hanno coinvolto soprattutto la Sicilia. Molti disagi a causa di un forte nubifragio, ecco, specie sul palermitano, sulla costa tra Trabia e Cefalù. Possiamo vedere le immagini proprio della città di Palermo. Alcune strade del centro di Termini Imerese sono state allagate, una frana ha interrotto per alcune ore il traffico ferroviario tra Cefalù e Castelbuono. Difficoltà e disagi anche sull'autostrada A19 nella zona di Buonfornello. Sempre a Termini Imerese possiamo anche cambiare le immagini. L'acqua ha invaso come un fiume in piena la zona del centro tra le vie Libertà e Emanuela Setti Carraro. Allagati alcuni piani cantinati. In alcuni punti l'acqua ha raggiunto addirittura un livello di mezzo metro circa. Disagi anche nella parte bassa della città e in altri centri della provincia di Palermo, tra cui Campo Felice. Adesso ci spostiamo verso nord e andiamo nelle zone che sono state martoriate dal forte maltempo di lunedì scorso, quindi siamo in provincia di Grosseto, perché purtroppo dal lago di Burano è spuntato il corpo della quinta vittima dell'alluvione. Si tratta di Sirghi Gheorgheta, operaio rumeno di 35 anni, residente a Capalbio Scalo. La sua scomparsa era stata denunciata dal fratello martedì. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato trascinato a valle dalla piena del Fosso Melone, che confluisce nel lago di Burano a nord. A trovare il cadavere un dipendente della Sacra, società che gestisce il lago. Intanto è di 225 milioni di euro il primo approssimativo calcolo dei danni dell'alluvione effettuato dalla provincia di Grosseto e dai comuni investiti dalle precipitazioni. Di questi 225, almeno 160 milioni sono i danni stimati per i privati, cioè imprese e cittadini. Questa comunque è una prima stima, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti di questo dato nei prossimi giorni, man mano che la situazione tornerà alla normalità. E adesso quindi è indispensabile capire che tempo farà nei prossimi giorni. Nel fine settimana vado a collegarmi e a salutare il nostro meteorologo Michele Salmi. Buonasera Michele. Buonasera Matteo, migliora sicuramente il tempo sulla nostra penisola, ma attenzione perché sarà un miglioramento purtroppo temporaneo. È già pronta infatti una nuova bassa pressione che investirà la nostra penisola, portando maltempo generalizzato soprattutto al centro-sud nel corso della giornata di domenica. Questa è la situazione appunto vista dagli occhi del satellite in questo momento. Vediamo l'alta pressione che si estende solamente sulle zone centrali europee, nebbie molto persistenti sono presenti tra Francia e Germania. Dobbiamo però porre gli occhi su questa bassa pressione ad ovest della penisola iberica, perché nel corso dei prossimi giorni, in particolare tra domenica e lunedì, si porterà verso il nostro paese portando appunto il peggioramento, mentre quella che ha portato i temporali e le piogge, che abbiamo visto bene le conseguenze nelle immagini con forti temporali e nubifragi sullo Ionio e sul Tirreno, si porterà velocemente verso est. Quindi andiamo dunque a vedere che tempo farà partendo dalla giornata di domani, quella di sabato. Abbiamo detto una pausa soleggiata che durerà comunque molto poco, avremo comunque ampi spazi soleggiati soprattutto al centro nord, ancora rischio di nebbie e nubi basse in pianura padana, dove peraltro farà ancora piuttosto fresco al primo mattino. Invece al centro sud, in particolare sul Lazio e la Campania, ma anche su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, non escludiamo ancora qualche locale breve piovasco soprattutto in mattinata. Poi il pomeriggio sarà di generale miglioramento con anche temperature in aumento, massime come vedete comunque ancora molto molto miti, e anche i venti tenderanno ad attenuarsi. Però attenzione, abbiamo detto già domenica il tempo peggiorerà, quindi molte nubi su tutto il paese, specie nella seconda metà della giornata.
giornata e poi arriveranno velocemente anche le piogge che colpiranno soprattutto dapprima la Sardegna, poi si porteranno anche verso tutte le restanti regioni centro-meridionali e sulla Sicilia. Particolarmente forti questi fenomeni sul Tirreno, ma non parliamo comunque di nubifragi come quelli che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Molte nubi al nord e sull'arco alpino, ma con davvero poche piogge, avremo solo qualche piovasco in arrivo tra Liguria e Lombardia. Comunque si tratterà di fenomeni molto molto deboli e localizzati, le temperature saranno stazionarie con valori ancora generalmente di poco al di sopra della norma. Continuiamo a parlare di maltempo, ma questa volta torniamo indietro nel passato, torniamo alla fine di ottobre, quando l'uragano Sandy percorse l'Atlantico e arrivò sulla Grande Mela, colpì la città di New York. Abbiamo delle immagini esclusive, immagini inedite che ci sono arrivate proprio oggi in redazione. Guardiamole insieme. Le immagini che avete visto si riferivano in particolare alla metropolitana nel New Jersey, ma c'è un'altra vittima di Sandy, una vittima dimenticata. Parliamo della nazione di Haiti e possiamo purtroppo anche vedere le immagini. La situazione rimane drammatica. Sandy arrivò il 24 di ottobre e scaricò, pensate, oltre 500 mm di pioggia. Ma dopo Sandy ci sono state altre forti piogge, altre vittime, e in totale il bilancio è salito a 66 morti. La situazione destinata a peggiorare nei prossimi giorni, anche perché l'uragano ha colpito proprio nella stagione del raccolto, e le Nazioni Unite stimano che nei prossimi mesi almeno 1,5 milioni di persone saranno a rischio malnutrizione. Il governo haitiano e quello delle Nazioni Unite stanno lanciando un appello affinché si raggiunga la somma di 39 milioni di dollari per fronteggiare la grave crisi umanitaria che Haiti si appresta a vivere. E queste erano le immagini delle devastazioni nell'isola di Haiti. Ma adesso voglio tornare dal nostro meteorologo Michele Salmi, perché sono usciti dei dati climatici molto interessanti che riguardano il mese passato, il mese di ottobre. A te la parola, Michele. Esatto, Matteo, sono appena usciti i dati freschi freschi sia per quanto riguarda il nostro mondo sia per quanto riguarda il nostro paese in particolare. Purtroppo non ci sono molte novità, nel senso che il nostro pianeta continua ad avere la febbre. Andiamo subito quindi a vedere con l'aiuto del cartello qual è la situazione dal punto di vista dell'anomalia delle temperature a livello globale, che appunto non è delle più rose, nel senso che il nostro pianeta continua ad essere più caldo rispetto alla norma. Generalmente siamo stati al di sopra della media di circa 0,63 gradi centigradi, eccolo qua il cartello con appunto le zone in rosso che segnalano appunto laddove la temperatura è stata fino a 7 gradi al di sopra della norma. Vediamo appunto una parte dell'Europa, compresa anche una parte del nostro paese, e soprattutto l'Antartide e l'Asia. Per quanto riguarda invece le zone in blu, sono davvero poche e sono soprattutto relegate al Nord Africa e all'Asia centrale. Come vedete è stato il quinto quest'ottobre più caldo dal 1880, quindi da quando si rilevano i dati. Passiamo invece alla situazione sul nostro paese in particolare con l'aiuto dei dati del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Vedete appunto tutte le zone sono colorate dal giallo verso l'arancione, il che vuol dire che ovunque siamo stati al di sopra della norma. La media nazionale, come vedete, è di più 1,42 gradi centigradi, e questo è stato il decimo ottobre più caldo dal 1800, quindi anche in questo caso un ottobre molto molto caldo. Possiamo velocemente anche andare a vedere la situazione dal punto di vista delle piogge. Qui invece siamo stati di pochissimo al di sotto della media, un meno 4% a livello nazionale, ma vedete come appunto ci siano enormi differenze tra la Sicilia, che è arrivata anche ad avere il 300-400% delle piogge in più rispetto alla media, invece zone che purtroppo peraltro sono poi state alluvionate nel corso del mese successivo, quindi novembre, come appunto la Toscana, l'Umbria e il Lazio, che hanno ricevuto invece un deficit di circa il 50% delle piogge. Quindi sicuramente un ottobre molto caldo con enormi differenze di precipitazioni.
Avete appena visto delle bellissime foto che testimoniano il meccanismo dell'inversione termica. Nebbie e nubi basse in pianura, bel tempo e cielo terso in montagna. Quindi bellissime foto, ma anche voi potete inviare il vostro materiale come ha fatto Lorenza Molinari, che il 2 ottobre del 2012 ha immortalato delle trombe marine sullo sfondo di Genova. Nel dettaglio la foto è stata scattata dal quartiere Marassi. Grazie Lorenza, questa bellissima foto, vediamo bene, ecco, gli imbuti che dal cumulo Nembo scendono fino al pelo dell'acqua, quindi tutti possono contribuire alla nostra trasmissione Prometeo inviando il materiale al nostro sito, che vi ricordo essere classmeteo.com. Il link dei Meteo Warriors lo trovate proprio in home page. Quindi abbiamo visto una bellissima immagine di un forte temporale. Andiamo verso la fine della stagione dei temporali, però se siete curiosi di sapere come si formano, guardate questo bellissimo servizio. I temporali sono fenomeni meteorologici locali che prendono origine da nubi cumuliformi e sono sempre accompagnati da fulminazioni e tuoni. In più, solitamente si aggiungono anche forti raffiche di vento, piogge intense e a volte anche grandine. Nella gran parte dei casi si tratta di un fenomeno di breve durata, ma che raramente supera l'intervallo di tempo di alcune ore. Ogni temporale nasce per merito di un'intensa risalita di aria calda e umida, detta corrente ascensionale, mentre si avvia la fase conclusiva, quando a prendere il sopravvento è invece la corrente fredda discendente che si innesca all'interno del sistema perturbato. Alla latitudine dell'Italia i temporali si possono sviluppare fino ad altezze massime comprese tra i 13 e i 17 km di quota, mentre nelle zone tropicali possono raggiungere e superare anche i 20 km. Un temporale è classificabile come debole, moderato o forte a seconda della natura delle fulminazioni e dei tuoni, dal tipo e dell'intensità delle precipitazioni, dalla velocità delle raffiche di vento, dall'aspetto delle nubi e dagli effetti sulla temperatura al suolo. Tutte queste spiegazioni le trovate anche sul nostro sito classmeteo.com, però mi raccomando, potete interagire con noi meteorologi anche attraverso le nostre pagine sui social network, per esempio Facebook, possiamo vedere la nostra pagina, vi basterà schiacciare mi piace e riceverete tutti gli aggiornamenti, tutte le previsioni, ecco, le notizie in tempo reale su quello che succede dal mondo. Ecco qui la nostra pagina, ma non solo la pagina ufficiale di Classmeteo, abbiamo anche la pagina ufficiale della nostra trasmissione Prometeo, che possiamo vedere, lì carichiamo tutte le foto, tutte le curiosità del backstage, insomma il dietro le quinte di questa trasmissione. Quindi mi raccomando, interagite con noi attraverso queste due pagine, chiedeteci tutto quello che volete e noi vi risponderemo prontamente. Adesso solo qualche secondo di pubblicità, ma tra poco torniamo con altre interessanti scoperte. Scoperto un pianeta abitabile a 43 anni luce dalla Terra, ma attenzione, non è l'unico. I ricercatori stimano che soltanto nella Via Lattea ce ne siano ben 10 miliardi. Ma quali sono le caratteristiche che dovrà avere la nostra nuova casa? Ne parliamo con l'astrofisico Amedeo Balbi, tra poco con Prometeo.